funzionando qualcosa? Vallo a capire. Ok, forse sta funzionando, incredibile. Incredibile. Il cellulare allora non mente. Si possono fare le live anche così. Fantastico, fantastico. Ottimo, ottimo. Forse dovrei mettermi un po' più lontano, non lo so. Teoricamente. Allora, sì, siamo live, effettivamente live. Questo è un po' scomodo sto coso qua. Come dobbiamo mettere? Ah, così? Un pezzo tipo così? Ah, che bello, aspetta, se avviciniamo, tiriamo un po' più giù. Sì, scusate, forse devo usare l'altra mano, se non serve. Fantastico, grazie. Piace quale? Questo o questo? Quello è quello più bello. Bisogna capire. Allora, io in realtà devo confidarmi questo. Mi vergogno a fare dei streaming da live mentre la gente passa e mi ascolta per le cacate che dico, però vabbè, faremo finta di niente di tutto questo. Questo, lo so, sapete, non so se ci succede quando ho raccontato la storia, questo me lo sono fatto quando mia figlia, 5 anni e mezzo, 5 anni all'epoca, è venuta l'altra volta e ha detto, oh, sono pronta per farmi gli orecchini. Ho detto, va bene amore, se te li fai tu me li faccio anch'io. E così, tra l'altro non so se, spero che si senta abbastanza. Non ho idea di quanto si senta, perché come potete vedere io sono qua con. Aspettate un attimo, sto cercando di disincagliare. Adesso arrivano anche i pischerrevi, ovviamente, tra un po'. Ma anche il sottofondo, questo purtroppo potrei provare in un altro modo in realtà. A capire se riesco a evitare questo sottofondo. Vabbè, l'importante è che si senta, che un minimo si senta, dai. Comunque sono qua, come potete vedere, Vittorio Comics. Ah, forse voi lo vedete al contrario, qua si dovrebbe specchiare in qualche. Noise suppression di Discord. Magari fosse Discord, ragazzi. Magari sono direttamente, cioè nativo, nel senso che sono con l'app nativa di Twitch, e quindi non so nemmeno quanto durerà, quindi non ho idea di quanto durerà questa live. Beh, a un certo punto metterò casomai il. Se insomma fa. Vabbè, vedrò, perché casomai metto il caricatore portatile, questo non è un problema. È tutto dritto. Cos'è che è tutto dritto? Ah, voi lo vedete dritto, quindi se io metto così non è al contrario. Vedete scritto Vittoria Comics e non iRotiv Semag and Shimok. La gente mi guarda pazzo, però questo è un altro dettaglio, non è un problema. Ah, è giusto, fantastico. Guarda, questo mi fa piacerissimo. Questo mi fa piacere. Perché non si toglie questa notifica? Ok, ho capito. Ho capito. Ma chi è? Ma chi è? Aspetta, questo di ora? No, ok, ah, quindi fa così, ah, questo per le notifiche, ok, questo faccio così, fantastico, va bene, ok, sto imparando a usare Twitch a quanto pare dall'app del cellulare, dal vivo. Allora, abbiamo tante cose di cui parlare oggi, certo, perché la prima notizia di cui vorrei andare a parlare, notizia che poi non è una notizia, è un rumor, non sappiamo assolutamente qual è la situazione, è che improvvisamente stamattina cosa è successo? Si sapeva che avevano messo un annuncio, insomma, in Linkin Park nel dire che oggi nostro, ieri sera americano, mettiamolo così, sarebbe uscito qualcosa, era un teaser, no? Non si sapeva cosa, sarebbe uscito qualcosa. Si capiva che insomma probabilmente sarebbe uscito delle nuove canzoni, che probabilmente sarebbe stato presentato un nuovo cantante o una nuova cantante, che in realtà già si era più o meno pensato. Ed effettivamente così è stato, perché nella notte, diciamo, mattina presto italiana, non so che orario fosse esattamente in live, è arrivata una nuova cantante presentata appunto dai Linkin Park. Ma la cosa non è questa interessante, la cosa è che sotto il post di Linkin Park in cui presentano il tour, la nuova cantante e tutto quanto, Poddy Ponzi Ponzi Bo risponde, a parte che a me piace, cioè nel senso. È chiaro, palese, che non sarà mai e non potrà mai essere Chester.
cioè non penso che l'intenzione fosse quella, cioè tu lo vai non vai a sostituirlo in realtà, vai semplicemente a prendere un nuovo cantante, un altro cantante, perché sostituire Chester è impossibile, proprio perché era una persona ben definita di un certo tipo. Detto ciò, Adam Lambert nei Queen alla fine, sì. Come tanti frontman o anche non fronto, però sai, chi usa la voce più di tutti, più di rispetto ai musicisti o altro, ovviamente più, da questo punto di vista è tutto diverso, è diverso assolutamente. Quindi chi è, se va una voce via, o lo stesso Freddie Mercury, cioè se togli Freddie Mercury, come dicevi giustamente, non può mai essere la stessa cosa. Forse gli unici che sono, cioè non gli unici, cioè chi è riuscito comunque ad esempio a sostituire il cantante ma a rimanere sempre tranquillo sulla cresta dell'onda, sono stati forse gli AC/DC. Hanno scelto un altro cantante, una voce comunque diversa, però sono riusciti comunque tranquillamente nella loro idea, diciamo, di trovarne un altro e continuare comunque col loro stile. I Linkin Park, io ho ascoltato un paio di canzoni con la nuova voce. Sicuramente dal vivo forse rende un po' meno rispetto a Chester, penso ci fosse anche un po' di emozione, proprio non è che ha stonato, proprio come ha utilizzato la voce. Però nonostante questo, io lo riesco a appoggio un po' così. Se io faccio una cosa, sposto questo, diciamo, fantastico. Però insomma mi piace. Allora, stavo dicendo, a questo posto del Linkin Park, anche Guns N' Roses, sì, quando si sono tipo separati, se non sbaglio, e quindi hanno preso un altro cantante, vabbè sì, è capitato diverse volte nella storia della musica, non è il primo che se ne va, è uno di quelli però sicuramente che aveva lasciato un'eredità abbastanza generazionale. Cioè io dico sempre che i miei due grandi rimpianti nella mia vita, almeno nella mia vita fino a questo momento, sono che non ho mai visto giocare Del Piero dal vivo e che non ho mai visto un concerto di Linkin Park, di quei Linkin Park. Quindi queste sono per me le due cose per me più importanti. Dicevamo, a questo post ha risposto l'account di Rolling Sports. E quando siamo a 3 settimane, 2 e mezzo, 3, dall'inizio dei Worlds, non sappiamo ancora chi canterà la canzone dei Worlds. C'è pure Arcane in mezzo. E sappiamo che l'ultima volta la sigla di Arcane l'hanno cantata gli Imagine Dragons. E insomma, se Rolling Sports risponde a un tweet, a un post, anzi scusate ormai, di Linkin Park, rispondendo con una bella coroncina, no, ragazzi, è Anagax, potrebbe essere. Tra l'altro, perché ho fatto questa espressione io? Perché ho ragionato proprio adesso sul fatto che oggi uno mi ha detto che, vediamo se questo computer è acceso, lo posso accendere? Scusate un attimo, perché se io non posso farvelo vedere, sì, questo computer è acceso, ma una delle canzoni del nuovo album di Linkin Park si chiama Non puoi tenere questa corona, una cosa del genere. E come hanno risposto i... Ora andiamo a vedere. Come hanno risposto l'account di Rolling Sports a quello di Linkin Park? Con una corona. Cioè il tweet di risposta, il post di risposta di Rolling Sports è stata una corona. E una delle canzoni del nuovo album di Linkin Park, Linkin Park, album 2024, che si chiama, si chiamerà From Zero, ecco, una sorta di restart, background, track listing, c'è, ah ecco, c'è esattamente una canzone che si chiama Heavy is the Crown, cioè pesante è la corona, e Rolling Sports risponde con una corona. Ditemi voi se a questo punto Heavy's the Crown 2.47, però ne hanno fatta sentire solamente una nuova, che è di Emptiness Machine,
Però insomma, dopo gli Imagine Dragons, anche per loro avere questo è carino. Facendo streaming. Facendo streaming. Facendo streaming. Certo, io il venerdì pomeriggio ho la mia trasmissione. No, ma neanche sì. Voglio entrare nella trasmissione. Ti vuoi entrare? Certo che si può entrare. La faccia mia. Certo. La faccia che succede. Niente, si vede. Si è visto un occhio. Se ne vedono due adesso. No, ora c'è gente, no. Come no? Ho appena iniziato, tra l'altro, quindi. Di che stai parlando? Io di eSports parlo, quindi. Bello, che novità ci sono? Ma al momento novità, niente di particolare, però sto dicendo che. Non so se hai visto, stanotte hanno presentato un nuovo album Linkin Park. E probabilmente, insomma, siccome gli ha al post su Twitter gli ha risposto l'account ufficiale dell'eSports di League of Legends, probabilmente come all'epoca ci furono gli Imagine Dragons che fecero una canzone per LOL, probabilmente anche Linkin Park faranno la stessa cosa. Non ci credo. Nemmeno noi, però pare di sì. Cioè, però ancora non è ufficiale la canzone. No, assolutamente. Ancora. Ma è una canzone di Linkin Park, te lo immagini, bellissimo. Come nuova colonna sonora. Io ancora sto aspettando il continuo della serie su Netflix. E ora a novembre esce, il 2 novembre. Dico, e probabilmente sarà una canzone di Arcane, perché mi hanno detto, insomma, diciamo che per vie traverse mi hanno assicurato che non sarà una canzone di Words. Potrebbe a questo punto essere una canzone di Arcane, e considera che una delle canzoni del nuovo album si chiama Heavy is the Crown. E l'account di LoL Esports, vediamo se qua è. Io vado su Twitter, ma se vado su Twitter. Non so se mi ci fa andare senza essere iscritto. Forse mi blocca. Anche secondo me. Ormai Twitter ha fatto sto blocco e vuole forza che tu ti loghi. Ti prego, fammi solo vedere il tweet. Poi giuro che mi iscrivo, come ho messo. Un pezzettino. Solo un pezzettino. Aspetta, che forse ce lo fanno vedere. E l'account. Ora qual era però il tweet? Perché dovrebbe essere uno dei primi. Non me li mette in ordine però. 2017? Ma non è questo allora. Non è questo. E qual è? La facciamo adesso. Andiamoci da quello di LoL Esports. Se voi non state vedendo quello che ha scritto, ma lo ha scritto Twitter LinkedIn LoL Esports. LinkedIn? Non è LinkedIn Bar. Vabbè. No, non è quello. Ma perché non mi mette in account? Non va. Questo. Spero. No, già abbiamo questa schedule, ok. Però anche questo è vecchiotto, 2002. No, 2012. No, infatti, però questo è giusto. 39. Allora, noi dobbiamo andare a. Mi telefonite queste scrivanie così belle, no, toghe. So. Non lo so. Niente, non me lo fa vedere da qua, pazienza. Comunque loro hanno risposto con una corona. Ah. E una delle canzoni si chiama C'è la corona, quindi. Da capire questo come funziona. Mi sembra giusto. No, hai tu, tu devi restare. Ma invece dove sono finiti i pischi? Loro sono scappati. Ora li chiamiamo. No, hai tu, devi stare qua. Ok. Che dici che te ne vai? Che dici? Nel frattempo. Ma abbiamo una schedule dei mondiali, quando è che iniziano? 2024. Dunque, rischio Revil desaparecido. Ora appena passano di picchio tranquillamente. Worlds 2024 25 settembre, vi ricordo, 25 settembre, play-in, tra l'altro si vanno a Berlino, quindi, no? Schedule ne abbiamo, non abbiamo ancora gli orari, mi interessava sapere gli orari più di altro. 25 Cecilia, tu sai tante cose, sai troppe cose. Qualcuno prima o poi ti farà fuori, lo sappiamo tutti. Alle 17 non è male come orario, quindi alle 17 queste sono tutte bio 3 le prime, no? Quindi faranno due bio 3 al giorno, penso, credo, immagino. Comunque la prima dovrebbe essere Mad Lions contro, giustamente, chi ospita, è il primo che inizia.
mi sembra giusto, il primo che ospita. Mad Lions contro, come si chiama, questi Viking. Dobbiamo scoprire anche questi Viking, che sono nuova, in realtà sono in qualche modo il rebranding degli ex Saigon Buffalo, esatto, ricordavo bene, degli ex Saigon Buffalo, infatti più o meno il management, diciamo che è più o meno quello, che si sono qualificati attraverso la DCS, quello del Vietnam, per l'ultimo anno, perché vediamo c'è l'anno prossimo, il Vietnam non ci sarà più come regione competitiva autonoma che qualifica i Worlds, cioè nel senso esisterà la regione competitiva DCS. Peccato che poi però, ah no, non è vero, non esiste niente, sto scherzando, buttano tutto fuori, se non sbaglio, cioè si competono direttamente insieme al Giappone, se non sbaglio, in un'unica grande lega insieme all'Oceania. Cioè adesso abbiamo le squadre della PCS che si fanno il loro campionato, le squadre del Giappone si fanno il loro campionato, squadre dell'Australia, Oceania che si fanno il loro campionato, poi quelle che vincono, le migliori 2-10 anni, le migliori 2 se non sbaglio di Giappone e le migliori 6 o 4, non mi ricordo, forse 6 o 4 della PCS, delle 6 della PCS, vanno a fare un mega playoff. Grazie. Mai visto che bella telecamera? Che bella telecamera, guarda che barba soprattutto. Madonna, ma è appena torno, lunedì, prima cosa, che non si può continuare così. Qua dov'è la PCS? E dall'anno prossimo tutto questo invece, poi fanno i playoff tutti insieme, no? Tutto questo invece non ci sarà, ciao Pazzo, un saluto a tutti. Tutto questo invece non ci sarà più. Dov'è qua? Io voglio i playoff. Summer playoff. Ecco, partirà quella che si chiamerà APAC, direttamente Asia Pacifica tutta. Quale partecipa? Una di LJL, no, questo, due, ah infatti sono due. Due di LJL, tre di LJL, ma quanti playoff? Quanti sono questi playoff? Mamma mia, che playoff enormi che hanno fatto. Comunque alla fine hanno vinto al solito PSG Talon. Non avremo i Detonation Focus Me, che è comunque. Ciao. Ceci, ti preoccupare. Tanti di quei cambi, sì, tra l'altro anche dal CS che si unisce con America Latina e Brasile, questa l'avevo chiamata io da subito. Nessuno mi credeva, ma era ovvio che sarebbe successo. Senza. Questo cacchio loro, detto fin da subito. E poi, tra l'altro, PSG Talon hanno vinto la VCS e quindi faranno parte. Già sono assicurati, faranno parte dell'APAC. DCS ci saranno invece i GAM, perché hanno vinto appunto la DCS. E poi Invited Team ci dovrebbe essere anche la vincitrice dell'LGL. No, non è sempre. Non sarà la vincitrice dell'LGL. Allora, dai presidenti dell'Imagine PCS. To create a true APAC tournament for teams from Asia Pacific. Quindi cos'è che avremo? Sì, ci mancherebbe. Io vorrei capire dove sono finiti, perché sennò tra un po' ci andiamo a cercare direttamente, diciamo prima. Facciamo primissimo. Morti. Allora, un messaggio. Non so se. Infatti, se lo faccio così. Dai fans, può essere agli iscritti. Se io esco per mandare un messaggio, questo sono alla Twitch, signor Twitch che ci segui sempre. Ciao. Ok, che ho sbagliato io, che avrei dovuto mandare forse il messaggio a loro prima di iniziare la live, però mannaggia a voi, non potete fare, cioè la diretta deve rimanere, tra l'altro quando ci vuole controllare una cosa, la batteria non sono nominata. Se n'è andato il 12% in 20 minuti, fantastico. Poi metterò, appiccerò necessariamente il power bank, questo non è un problema. Quindi diciamo che ci sono tanti cambiamenti e avremo ad avere così l'anno prossimo 5 regioni sostanzialmente, perché avremo quella americana, che in realtà saranno due campionati e poi i migliori
andranno a giocarsi i grandi playoff che portano agli eventi internazionali. Poi avremo non si sa ancora come si chiama, non penso che si sappia. Poi vabbè, Cina, Corea e lì sì, e APA 5, abbiamo finito, siamo partiti da 11, eh? Cioè vorrei semplicemente ricordarvi che siamo partiti da 11. Americas, Corea, China, EMEA, Americas, Asia Pacific. E due international TV, non si sa dove. Vabbè, questo non è un problema, lo scopriremo con calma. Ragazzi, gli schermi arrivaggi non si vedono. Dove cazzo stanno? Volevo farvi vedere la fiera io, ma volevo aspettare prima gli schermi arrivaggi perché io devo essere in diretta da Vittorio Lanz. Non si sa dove siamo. Tra l'altro prima ho fatto un fantastico. Non è vero, fantastico per niente, però da fare un giro sul simulatore. Tra l'altro siamo arrivati anche a 1900 follower qui su Twitch, ragazzi. Grazie, grazie a tutti e a tutte. Come sempre. Piccoli risultati, un passetto alla volta. Piano piano, adesso mettiamo ovviamente i 2000. Cerchiamo di arrivare a 2000. Che non ci vuole tanto. Niente, non lo so. Americas. Beh, su Valorant sono 4 regioni, su LoL siamo arrivati a 5, da 11, perché c'erano EULCS, PCL turca, LCL, LCL russa, siamo a 3, cercando di andare in ordine geografico così magari viene un po' più facile. Basta, da questo lato, Cina, Corea, Vietnam, PCS, LJL Giappone. No, vabbè, ok. Oceania, LCS Nord America. LCS Nord America. E, America Latina, LLA. E si bilolo brasiliano 12, ma in realtà nel tempo ci sono state anche a LMS, che è quella che riuniva Hong Kong, Taiwan e Macao. Abbiamo avuto la LLA, l'America Latina, prima era divisa in nord e sud, quella del sud, del nord sostanzialmente era America Centrale, quindi tutto dal Messico fino più o meno a Panama circa, e poi c'è tutta l'America del Sud, escluso il Brasile, gli altri che c'erano sostanzialmente. Bimbi che passano, ragazzini che passano, cercano qualcosa, non so che cosa, io fumo, non lo so, quindi non so sicuramente cosa stiamo cercando, ma non è un problema. Allora, oh, io gli ho scritto, ma questi qua che dicono che fanno le cose insieme a me e poi non ci stanno, ma dove sono? Ma dove sono? Vabbè, nel frattempo vi ricordo intanto che ancora non abbiamo tutte le squadre qualificate dell'LCK. Ho visto che c'è Terenas che sta streamando in questo momento, sta analizzando il miglior caster al mondo, come dice lui, sta analizzando LCK. Ma non è andata come pensavo, più o meno. Perché abbiamo ancora i playoff. Vi ricordo che domani mattina c'è il rematch di Ango Life contro T1. Con gli Animal Life che hanno vinto 3-0
settimana scorsa, l'ho cassato io tra l'altro, un 3-0 anche abbastanza pulito, devo dire, dominante, contro i Tijuana, che insomma non è stata, non sono stati quei Tijuana, però lo sappiamo che Tijuana hanno questi momenti, quindi insomma qualcosa di buono lo faranno sicuramente. Contro i DK non è che abbiano sfornato una particolare prestazione, però va bene lo stesso. Poi che abbiamo? Perché poi tra l'altro ci sarà il regional qualifier, ovviamente, a cui andranno, ci sono già DK, quindi Downone, Katie Roster, Fox o FIAREX sostanzialmente, e poi si aggiungeranno Oya Oya FIT1, cioè chi perde domani sostanzialmente. Allora la possibilità, ragazzi, sostanzialmente la possibilità che T1 non vada al mondiale c'è, è remota ma c'è. Considerate che per non andare al mondiale dovrebbero perdere domani, perché se domani vincono vanno sicuro al mondiale, perché vincere domani significa fare top 2, anche se poi perdono in finale contro il GG. Fanno comunque top 2 per championship point, avrebbero quindi più punti di chiunque altro a parte GNG all'interno della Lega, e a quel punto, siccome i GNG si sono qualificati, si qualificherebbero tramite vittoria o tramite, hanno aspettato perché no, sì, giusto. Quindi in ogni caso i T1 se domani vincono vanno al mondiale 100%. Se domani perdono hanno la possibilità, hanno una prima possibilità contro i DK, che hanno già battuto 3-1 nel regional qualifier. Quindi se perdono contro i DK comunque hanno ancora una seconda possibilità contro la vincente fra KT Roster e FIAREX, quindi da questo punto di vista non è un problemone. I T1, cioè, dovrebbero perdere tutte e tre le prossime best of 5. Ora che i T1 perdano tre best of 5 di fila, tra l'altro la seconda e la terza contro avversari che hanno già saputo battere, contro cui hanno già vinto anche abbastanza agilmente, mi sembra molto difficile. Tu dici che abbiamo bisogno di wake up call, che ci bisogna fare qualcosa nei T1? Non lo so, io vedo comunque una squadra che di lottare sa lottare, di fare le cose le sa fare, hanno dei momenti in cui non comprendono magari benissimo come funzionano certe cose, però ce la fanno, ecco. Cioè, e poi al mondiale si attivano sempre, diventano quel team che tu dici, oh mio Dio, come faccio a batterli, è impossibile batterli. Non lo so, da questo punto di vista, sinceramente non lo so, non vi saprei dire. Io ho bisogno di acqua. Ma sai, ma il coach secondo me conta fino a un certo punto lì, perché Coma secondo me non sta facendo un brutto lavoro di coaching. È che loro proprio sono i giocatori che fanno fatica a carburare quando c'è un nuovo meta, quando ci sono i pick, quando si tratta di scoprire e capire come far funzionare determinati campioni. Che il coach magari gli spiega benissimo, l'analyst gli spiega benissimo, il positional coach, l'assistant coach, tutta gente che gli spiega benissimo, però in realtà non è così facile poi andarlo a mettere in pratica. Il problema è principalmente quello. Però sono fiducioso, cioè il problema loro rimane la draft, e quella, cioè i T1 hanno vinto il mondiale da soli senza coach, ricordiamolo. Gli altri due dobbiamo picchiare, sì, appena arrivano li picchio, anzi appena arrivano io mi alzo e me ne vado e loro li lascio qua da soli, si fanno loro il picchio. Cioè dove sono finiti? Avevamo detto, ragazzi, mi ricordo alle 4, sì, gli prendo un messaggio, ma non rispondono. Ah beh, ragazzi, io non so che fare. Allora, intanto faccio una cosa però, prendo un attimo solo, vi lascio, come sapete, però questa non è la mia sedia ovviamente, però è comunque una sedia. Vi lascio un attimo la sedia che prendo il power bank, sennò questo cellulare muore tra fuori.
anche ritrovato l'acqua, però per fortuna. Acqua maledettamente calda, però qua fa un caldo pazzesco, però mi sono in un punto almeno in cui, come si dice da noi, troppo vicino sono, sciuscia. Io devo mettere più lontano, perché mi sono vicino, perché rischio di farlo vedere forse. Arrivo. No, allora, Revil, c'è Revil che mi sta facendo la chiamata vocale su WhatsApp. Non ha capito niente, evidentemente. Questo ci arriva qua sopra? Ci arriva, fantastico. Facciamocelo andare da qua. Buongiorno, Ice. Tra l'altro, vi consiglio, ecco, volevo dirvi una cosa mentre ci siamo. Vi consiglio. Si è sporcato tutto, perché? Ok. Ok. Sta caricando? Sta caricando? Sì, è in carica, perfetto. Stasera, visto che c'è Machko Ice, vi consiglio stasera di tenere d'occhio i social dei Machko. Ci sarà un annuncio. Non vi dico nient'altro, perché non voglio dirvi altro. Vi lascio la sorpresa. No, non è vero, in realtà non so un cazzo. Signori! È arrivato Revil! E quando andiamo in conferenza stampa? Non sarà strano. Perché se no qua, che facciamo? Ti vuoi mettere... Non so se ciao, possiamo, possiamo lasciare qua, se no poi qua non ci sta qua. Hai capito? Stiamo facendo la nave. Non ci sentono? Certo che ci sentono. Ciao Ana, ciao Ice. Certo che ci sentono. Attenzione Ana, che sei stata un po' spoilerata già. Io, cioè, quindi tu la sai che io no. Tu la sai, se io no. Sì. Grazie Roberta, grazie mille per il supporto. Vedi, Roberta anche live qui ci supporta. Comunque worka, eh? Worka, sì, pare di sì, non sembra nemmeno troppo male, sai? Pensavo peggio. Praticamente stavamo giocando un gioco a tavola. Ah sì? Sì. E vi siete, il tempo è passato subito, non vi siete resi conto. Volevo spararmi le palle. Ah, ok. Quindi Ice e Machko, ha Machko nel nickname e non sa nulla dell'annuncio dei Machko che ci sarà stasera. Ma Vischio è social media manager, community manager dei Machko e non sa nulla dell'annuncio dei che i Machko faranno stasera. Io so solo che ci sarà un annuncio, non so quale. Revil, tu sai qualcosa? Sì, ma non lo posso dire. Cioè pure Revil sa qualcosa. Anagax! Sa qualcosa pure che a quanto pare gli è stato spoilerato. Ma com'è sta storia? Scusami. Ma è un evento. Un evento grosso. Un evento bello grosso. Sì. Un evento bello grosso. Ma a me mi hanno invitato? Mi pagano per andarci? No. Ma che pezzi di merda? Ma Machko, cioè Antonio, con tutti i soldi che c'hai, perché non inviti me e inviti Revil? Cioè, inviti Revil Rage e non inviti me. Devono scegliere se inviare te e Vischio o solo me. Ovviamente tu costi di più e quindi hanno deciso sì. Mandiamo Revil. Sì. Ho capito, perché tu costi tantissimo. E mi pare giusto. Vabbè, scopriremo, io ripeto, non vi confermo che non ne so assolutamente nulla. Stasera scopriremo qual è questa novità che i Machko porteranno, questo annuncio quale sarà e altro. Allora, Revil, come ti sta sembrando questa fiera qua, a parte il caldo? Sto morendo di caldo. Ti ho detto, a parte il caldo. A parte il caldo, fa molto caldo. Fa così caldo che a parte il caldo, fa c'è molto caldo. Okay. Sì. Il costo di Revil è lo stipendio della guida che lo deve accompagnare per mano, giusto? Perché Revil, tutto quello che guadagna nell'eSport, lo spende in persone che lo accompagnano nei posti quando si sposta da Rutigliano, con una T. Bravissimo. Quindi ogni volta che lui vada, che non sia Rutigliano, deve andare da qualche parte, deve pagare una guida. Come la paga? Con i soldi delle sub di Twitch, con i soldi delle views degli shorts su YouTube. Sì? Ok. Con i soldi che non fa su TikTok. Perché abbiamo scoperto che per fare soldi su TikTok devi avere almeno 10.000 follower. E Revil sta ancora a 6.000, quindi ragazzi e ragazze, aiutatelo. Subiamo. Follower. Aiutatelo. Follower. Non dovete manco pagare.
andate su TikTok, seguite Revil invece, chiamate i vostri genitori, la vostra nonna, vostra cugina, vostro nipote che c'ha TikTok sicuramente. Lavorate in una scuola? Andate in classe e dite ragazzi, oggi entrate in classe e lasciate un follow a Revil invece. Bravo. Giusto? Volete vedere il consento a prendere il cellulare. Volete vedere il mio, come si chiama? Dov'è il tuo pass, Revil? Si è rotto. E dov'è? Ce l'hai, pensavo che l'avessi perso. In pratica stavo giocando e... E non si gioca. Lo so. Non si gioca con le mani. L'ho rotto tutto. Sì, purtroppo, di solito infatti queste cose qua vanno messe in un contenitore plastificato. Oppure fai direttamente il braccialetto. Bravo. Braccialetto di un colore per l'espositore, per quello, per l'altro. Bravo, è bella fiera, però alcune cose vanno sistemate, sono ancora d'altronde sono la seconda edizione, esatto. E già hanno fatto la cosa migliore, invitare noi. Esatto, cioè pensate, questa fiera che per rovinarsi definitivamente ha deciso di invitare noi. Vischio dove è rimasto comunque? Vischio sta giocando al giochino da tavola, ancora con il pesce e il signore dello shield. Ah, si è andato a infognare con lo shield. Stata Nick Fury praticamente, abbiamo scoperto. Nick Fury che però ha subito un whitewashing, giusto? Si dice così? Un re-whitewashing, perché Nick Fury originalmente è bianco. È vero. Nei fumetti... Quante ne so? Troppe regole, veramente troppe. Non so un cazzo da Marvel, ma i meme le so tutte. Visto che avete perso, no, sta quando giocando... Quando si parla di razzismo... Sessismo, tu ci sei, tu li sei tutti. Facciamo vedere dove sarà fatta la puntata di Studio Liquido. Andiamo. Aspetta che qua devo prendere un po' di cose. Questo me lo metto in tasca. Questo, state vedendo la mia panza probabilmente in questo momento. Questi me li metto semplicemente per non perderli. Sono solo audio? Sì. Cioè, ma forse anche il microfono in realtà non saprei. Sì, è Kirenis. Ah, volete vedere anche Kirenis? Aspetta, come si fa qua? Aspetta, perché io non sono esperto. Si fa così? Eccolo! C'è un Kirenis selvaggio in arrivo, se volete vederlo. Che gusto è? Facciamo anche la pubblicità. No, dovrei tornare indietro. Devo fare così. Guardate lì che belli. Avete mai visto Ray Invece e Kirenis nello stesso posto? Vi eravate mai chiesti se fossero la stessa persona? Adesso sapete che non lo è. Un attimo solo. Puoi mettere l'interna? Certo. Preferisci l'interna? Cosa devi fare? Voglio vedere quanto. Aspetta, sono cessi. Così, perché secondo me di là ti arriva. Va in controluce dall'altra parte. Di qua viene meglio. Come va? Come sembra? Ti devi allontanare ancora di più? No, dai, non è vero. No. Revil, mi faresti un favore? Me lo prendi lo zaino lì, così me lo prendo, perché se mi viene male. Voglio Revengers. Dici questo Bubble Tokyo Revengers numero 3 Revengers. No, me lo porto io, non ti preoccupare, non c'è problema. Amoni, ecco. Oh, è finalmente un vischio. Lo sapete con chi è vischio adesso? Sei riuscito a sei su Studio League. Madonna, io non potevo invitare io per farmi invitare a Studio League. Per chi non lo sapesse, e lui è Godbash, che infatti non è in chat perché è qua davvero dal vivo. Pensate un po'. Hello. Mi sono sempre chiesto che altezza fa. Guardi, faccio vedere il Vischio quanto è alto, se non l'avete mai visto. Guardate qua tutte e tre. Ah? Avete visto? Dov'è il Revil? Quello. Avete visto quanto è alto? Ma gli facciamo vedere dove siamo domani? Andiamo, vieni anche tu? Dio, però io... Cioè, a fare queste cose così come gli streamer veri... Senti, ma streamer veri, se ci vado a prendere l'acqua. Dai, ti aspettiamo di là. Come gli streamer veri... Guardate che bello, guardate che possenza. Voi non sapete quanto ha sudato già da questa mattina più o meno alle 6:30? Quando lei... A che ora hai messo la prima maglietta? Oggi? Allora, alle 6:10 mi ha chiamato il primo stendista. Alle 6:10? Alle 6:10. Ah, interessante, molto interessante. Allora, io non so se qua c'è qualcuno, è occupata da qualcuno, oppure possiamo entrare senza problemi. Vi faccio vedere. Revil sembra tuo figlio dalla differenza. Attenzione. Tuo figlio. Penso che dica così del...
scordata. Qua, la provo. Allora, che c'è? La prova. Alle 6, aspetta. La prova. Aspetta, non facciamo vedere chi, però. Aspetta. Non si vede niente perché troppo non ce la fa. Comunque noi domani saremo qui con l'aria condizionata. Che è la cosa più importante. Tra l'altro, giusto? Con la cosa più importante. Vittoria, vi faccio vedere pure che c'è. Pensate. Avete visto tutto, pazienza. Guardate qua, che bello. Chi mi ha fatto la locandina che è stupenda? Forse uno di via. Sì, è tra gli ospiti, tra l'altro. È di Gomito, quindi sì. Locale? Locale. Bellissimo. Tutto a chilometro zero. Infatti hanno chiamato me, pensate un po'. Chilometro zero no, però più o meno. Vittorio Commission Games, se potete vedere, poi sono tutti gli sponsor, mia moglie che mi avvisa che sta partendo, quindi a posto, città di Vittoria, vai, prendi, aspetta. Io questi, scusa. No, perché c'è anche, secondo me funge anche da microfono qua da qualche parte. Ok, allora, lo lascio. Oppure lei invece, cosa ne pensa del Vittoria Comics? Ma secondo me è una fiera importante in questo momento, che deve un attimo crescere sotto alcuni aspetti, però insomma, cioè, bellina, fa caldo, forse di rivedere un attimo il periodo, eh? Il periodo forse si potrebbe un attimo rivedere. Per farla scomparire. Grazie, troppo gentile. E l'abbiamo gentile. Fatto per te. Grazie. C'erano i condizionatori, gentile. Li abbiamo levati per te. No, invece qua c'è l'aria condizionata. Quindi siamo perfetti. Abbiamo fatto scappare i bambini. Yes. Sì, quanto siamo cattivi che abbiamo facciamo scappare i bambini. Quanto siamo cattivi? Non ci credete, lui ha due figlie. Ma le ama, quindi figlie. Ama figlie. Questi erano bimbi. I maschi sono scemi. Fammi capire una cosa, Pesce. Deugemo in diretta sessista. L'avete sentito? Sì, c'è sì. Il VOD. Sì, ma io confermo tutto. I maschi sono scemi, sono i rimbambiti. Cioè, le donne hanno proprio una cosa in più, sì. È incredibile. Li abbiamo. Incredibile. Attenzione. Tirelli se non è d'accordo, attenzione. Però è un top laner, non so quanto fidarmi di un top laner. Pesce, quindi possiamo confermare che l'anno prossimo le date saranno diverse o saranno sempre di... Ma intanto fammi sopravvivere la stessa edizione. Per te è la prima, tra l'altro, sì. Perché lo scorso non c'eri. Per questo questa volta è più bella. Vischio, non lo spaccare. Ah, Vischio, l'esatto momento in cui ha messo piede nello stand... ha staccato un filo. È vero. Stava spaccando qualsiasi cosa. Salutare una ragazza. E tu. Sì. Tra l'altro, il momento in cui Laura, se ci sei Laura, special guest, è impazzito. Qua prende. Ha pretenso che lo chiamassimo. Prende bene, perché domani mi serve la linea qua e pare che prenda bene effettivamente. Prende bene, ragazzi, facciamo questa domanda veloce. Vabbè, pare di se va così, altrimenti penso che laggherebbe anche a noi che lo guardiamo. Non lo so come funziona Twitch in real life, cioè è la prima volta che lo provo così, quindi non ho idea. Che esperienza, hai visto? Ti faccio provare le cose nuove. Cioè, per venire a Studio League... Prende, dice Ice. Siamo live di nuovo. Siamo di nuovo live. Ok. A quanto pare non prende benissimo forse qua. Ma come si fa? Come fanno quelli che... Che lo tengono tipo qua, però sembra che siano lontanissimi. Che si sono il super cellulare iPhone da 1000 euro. E vabbè, però non le spendo questi soldi per queste cose, cioè diciamocelo chiaramente. Poi con l'anno tutti i soldi dell'eSport. Con tutti i soldi dell'eSport, penso. Con tutti i soldi dell'eSport, però allora, che ti hanno portato fin qui con altri soldi dell'eSport. Penso. Ana, non so se ci senti ancora, non vedo la chat. Se ma qualcuno la notizia di Machko è positiva? È un cambiamento positivo. Attenzione, lui lo sa, quindi. No, non lo so. Io non so niente. Ma tu hai detto che lo sai. Sì, sono prendendo in giro. Ah, mannaggia, abbastanza. Vince un soggiorno nella Liga Office. Ma magari. Perché quello è un B&B, tra l'altro, quindi è fornito di tutto quello che si può avere, che si può chiedere. Mamma mia, che i flash del Vietnam se lo faccio questo. Vai, siamo nel pat. Dai, tieni. Vuoi parlare di qualcosa? Io? Scappo. Ci vediamo dopo. Grazie mamma di Sheshua. Invece racconta dove eri. Grazie. Eravamo al... Ma non poi, a voi che mi interessa. Ho bisogno di più aria. Alla chat. Ah. Giusto.
Lo puoi posare se vuoi, eh? Scusami, posalo. Così facciamo anche la prova se regge. Domani la connessione. Perché dobbiamo fare la stessa identica cosa. Ale. Vai così. No, però ci dovrebbe arrivare a terra. Perché nessuno ha, perché si è ricollegato e finché nessuno scrive, qualcuno scrive qualcosa per cortesia. Anche una, anche Revi il culo. No. No, soprattutto se si sente, perché anche per avere la sicurezza che siamo effettivamente di nuovo online, oppure se qua non prende più ed è 2 minuti che stiamo parlando a bambera di niente o con nessuno. Può essere, giusto? Può essere, può essere, può essere. Sì? Qualcuno scriva? Secondo me, no, ragazzi, però no, perché lo, lo forse devi spegnere l'applicazione e aprirla. Ragazzi, non lo so. Qualcuno, tu vai, tanto siamo qua in diretta, se siamo in diretta, non so se siamo ancora live oppure no. Magari siamo. Senti, io ti rispondo. Ma perché non vediamo? Perché secondo me. Hai toccato qualcosa? Secondo me. Hai deviato la live senza far no, no, fino partire a... l'applicazione. Quindi è impazzita la chat. Problem solved! Funziona, ma due volte il microfono fa male alle orecchie. Se faccio chiacchiere, che significa? Ah! Chiacchiere, vabbè. Scondi chat. Noi mostra. Vediamo, rischia un secondo dentro. Fuggia. Visto. Cioè, però non c'è un cartello normale, non c'è, non c'è, non c'è un cartello normale qua dentro, non c'è il mio pass. E come hanno fatto le Olimpiadi, noi vi mostriamo quello del Vittoria Comics, così se volete in qualche modo rubarlo ve lo potete fare a casa. Allora, dell'evento però ve lo faccio così, non so niente. Che le cose che devono annunciare stasera, io non so niente. Capite? Il community manager non sa niente. Allora, perché voglio mantenerlo tutto se segreto. Se è una cosa positiva o negativa per te. Cioè, dobbiamo cagarci addosso oppure possiamo stare col pisello? Concordo, concordo col buon Diogemo. Pisello in mano o non pisello in mano? Capiamo. Guardate cosa si è comprato questa mattina a Vischio. È venuto da Roma appositamente per comprare questi. Non posso comprare le cose, devo fare da famiglia. Ma tu, Deuflamingo! Cos'è che devi fare? Deuflamingo! Deuflamingo! Fare. E camminare così. No. Bellissimi, grazie ragazzi. Grazie, grazie. Voglio dire. Cioè. Quindi questa applicazione di è un po' bancata, possiamo dire. Ma proprio bancatissimo. Non ne ho idea, però. Se portiamo un giorno cagliato un sacco di cose. Non credo che. Marco? Ah boh, penso. Io a fare. Che devo fare? Sento. Io ho tanta sede oggi, ma proprio tanta. Questa è la zona del rifugio delle persone. Giusto, vengono qua, c'è la condizionata, infatti potete vedere lì un Kirenis solo e solitario, che non sa che fare, per forza. Proprio fuori? Sì, proprio il sole? Non prendiamo già un pegliacono? Ci fa un sole. Ci fa un sole. Fuori essere. Sessuale. Non è la mia. Non è che sia sessuale. Qua. 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 No, mi pare non in sala convenza. Comunque se sta fermo, pare che funzioni. Tu vuoi fare partire sul palco? Ma c'è Peccella! E anche Nasa! Perché a Marol c'è anche Nasa! Aspetta che cosa? Era 2003! Che era 2009!
2010. No, quando hanno fatto quelle italiane. Quelle del 2013. Il lancio italiano non l'hanno fatto nel 2013? No, 14. Allora, condensato era in inglese, sì. Ma era... 2011. Inizio ci sono tre, era ancora inglese. Poi ad aprile diventa l'italiano, mi sa che c'era il gladiatore, il messicino. Esatto. Ora siamo a season 14. Giusto, mi raccomando. Non mancare. Il gladiatore, appena avete quella skin. Italiano! Perché all'inizio eravamo solo noi. E adesso sono tutti meglio. Ma adesso è la schivita del cuore. Non conta più. Allora, questo è bene. Tra l'altro lui ha fatto diverso di studiare il video. Breve. Ha fatto quello con il baffone 18. Sì. No, breve. No, breve quello della skin tipo serata. Ah, può essere. Delle bestie. Delle bestie, sì. La skin distante. Ma è più distante. No. Esatto. Distante. Non mostrato. Funziona, se non va funziona. È il microfono che non sappiamo se funziona. Sì. Sì. Prendo la chat per capire se qualcuno dice qualcosa. Secondo me no. Può essere, però qua non si mette, non lo sapremo mai. Voce bassa, dice Nico. Voce bassa perché siamo lontani. Cosa c'è intorno? Com'è questo comics? Dice Roberto. Ah, dobbiamo andare in diretta. Certo, se... vedete il signor Lei chiede le bottigliette d'acqua e pesce. E gliene porta. E pesce gliene porta. E gliene porta. È una lunga storia quello del Lei. Ma non so se ve la spiegheremo. La no, non penso. Però da ora in avanti. Ma non sapete che il tuo nome di metà sembra più pesce, ma non è un cazzo. È un cazzo di no, in realtà non so perché. Perché lei qua è un pesce. Eh sì, è un triangolo pesce. E allora c'è un cazzo. No, io pensavo al pesce questo. No, lui è un pesce di un cazzo. Anche no, però. Perché noi no, loro sì. C'è pure. Ma dove abiti? Oh, ragazzi, vai più scheletro. Steady. Una cosa che so, ma non so se c'entra, è una persona tornata con un post recentemente pingato nell'account Instagram. Vabbè, questo è il TP feed. Questi poi. Ma il feed? Il feed lo sapevo. Tu, ma gli altri forse no. Cazzo. Mischiata? Mischiata? Violet, diciamo che Deadlock è il gioco definitivo e che è il miglior MOBA mai esistito. Infatti proprio ieri hanno ricevuto la prima ondata di cheater. Eccoli, arrivati. Allora, io l'ho guardato un po' questo Deadlock. Non è male. Tu ci hai giocato? L'hai provato? No, poi non sei. Ci hai provato? Visto, dovrei la giocarci. Anch'io. È una sorta di... cioè, in realtà riprende l'idea di Smite di fare un MOBA in terza persona, però spara tutto. Però tutti quelli che ci giocano si stanno divertendo un casino. A GG che piace allora. Roba come Dota, quindi non so se qua. Ah, sì, mi dà Dota, però hai esperienza con Warcraft. Uh-huh. Quante volte hai sentito questo è il killer di WoW? Questo ogni anno da vent'anni esce un gioco, è la stessa cosa, vale per LoL. LoL come MOBA non morirà mai. Mai, parole questa clip molto con allora clippate per favore che io non posso fare niente qua da cellulare. Moriranno. Clippate così poi me la riprendo e la pubblichiamo. Ma se voglio di MOBA ovviamente sono morti. Tra l'altro quando l'altro giorno i Fnatic stavano vincendo nella finale, mi pare dei Muno, che erano tipo la game nella finale, che erano game lead pazzesco, no, e poi l'hanno persa, finale, che parole così diverse, e Kedrel, in streaming, grazie, sta incredibile, unlosable, unlosable, e io gli ho scritto nei commenti, in Italy vi sei, nemmeno i Moparocchi possono perdere questa, e invece può succedere. Esatto, ah, ma sì? Ah, queste cose le guardi? Ah,
Ma la fase vedere. Ah, beh, non vedere. Okay. Non stavo mangiando. Guarda il nostro video sul cazzo. Aspetta, ma contestualizzate, cioè nel senso. Ma parliamo, ti ha fatto vedere il video del cazzo. C'è chi manda, è moltissimo. C'è chi manda la foto, c'è chi manda direttamente il video. Che c'è? Era già morto quando sono andato. Sì, era un sacco, c'era. Così mi hanno detto, poi. Quello che era qua? Sì, casa di padre Pio, dici? Sì, sono sì, una dieta sulle stelle. Vabbè, stiamo andando un po' troppo sulla scatola, è stato sacrificato. Vabbè, sono dedicato da una chiesa. Poi... Comunque non so se la cam sia sporca o se sia fatta così. Anche del Gevo ha ricevuto il video del cazzo. È la retrocam del telefono. Grazie. Che è. C'è la luce qua sola, forse non c'è un po'. Forse non c'è. A me che la soluzione Ah, era. Ieri era contrario, ieri ci ha parlato con questi due. Sì, siamo già fatti. Ok, ma a parte quello che fa, e siamo già tutti fatti, non c'è niente. Cosa stavamo dicendo prima di Mobarò, adesso non sto ricordando. Del signor Lady Mischio, che vi racconteremo. Vi racconteremo tutto. Un po' di pazienza. Ma volentieri. Mi sa che si fa un tormento l'anno prossimo a Vittoria, così a occhio. Principalmente ci vuole via quel freddo. Dobbiamo cambiare le colori. Sì? Sono qui. Sì. Sono qui. Mi faranno qua. Alle? Aveva detto 16:45 mi pare. Ma qua in questa sala? Sì, l'avevo spostati perché era troppo caldo fuori. Ah. E li fate a fare? Sì. Era un po' di... Dovevano fare l'inizio adesso, adesso, però non hanno ancora finito il fatto. Ah, non ho finito. Quando l'ho visto là penso. Voglio dire. Quindi tra un po' ce ne dobbiamo andare, ma questo è un altro discorso. Respira. Guardate. Guardate che bello. Con la maglietta di Maglio Accademia. Cicio, qual è il tuo personaggio preferito di Maglio Accademia? Lui. Quale sei in campo? Lo sai doppiare? No. L'ha fatto Jacopo Caracciola. Ah, sì, quello lui. Sì. Questo. Lui diventa di roccia. Sì. Si chiama... Roccia. Chitadori. Chitamore. Sta cercando di non avere io che è sempre l'altro, ma non lo fa. Lui è il nome del suo ricordo. Però, come si chiama? Giacomo. Rebin sembra il cuginetto un po' strano, vuole essere reso partendo. Cosa? Rebin vuole essere il cuginetto un po' strano e vuole essere reso partendo. Chi riesci? Per me è proprio. Poi, oltre a Kirishima, c'è lui, che è il rivale. C'è Amico, Gary, Bargo, Hack. Questo fa le cose con i destini, fa l'elettricità. Kenan? Tipo? Tipo quello di Demon Slayer che si chiama... Un ragazzo speciale per masticare. Esatto, non ricordo i nomi dei personaggi adesso, scusa. Quello di Demon Slayer. Giallo. Sì. Come si chiama? Cioè tu One Punch Man. Ti ricordi il nome, con un altro personaggio ti ricordi il nome. Luffy. No, non c'è. Aspetta, giallo, non lo so. Krillin. Invece lei. Sì, ma voi sapete che Krillin è l'umano più forte della Terra. Vero. Cos'è? Perché se tu togli Goku, Vegeta, no, sono Saiyan, cioè nel senso sono alieni dopo tutto. Esatto. Krillin, senza contare Gohan. Comunque è nato da un'umana c'è cioè comunque sai, sangue alieno capito? Sì. Così. Capito? Sì, sì, sì. C'è comunque sangue alieno, sì, non conta, c'è anche evidente che quest'oggi una persona ha deciso di approcciare se ci segue ciao ma non ci seguirà in questo modo parlando passando da World of Warcraft a Dragon Ball
e attaccando un pippone pazzesco a Dizio. Pippone pazzesco a me, a lui, a chiunque si avvicinasse. Quando ci siamo usciti a distaccare, ha fermato la gente del software, certo, certo, che passava per quell'altro, che mi sono... Ti parla così, ti mette la mano sulla spalla e poi la faccio. Vuole vedere. Esatto. Tramite gli occhi. Quanto sei veramente a te? Ci può stare, ci sta. Invece lei, questa è la musica. Lei è quella che crea oggetti dal corpo. Che è un pochino. Un poco simpatica con tutta la serata. Vabbè, allora, facciamo anche noi. Sì. Quando cacchiamo. Comunque, con tutto il power bank attaccato, perde batteria. Non so se avete capito di vedere uno degli ultimi video sponsorizzati dei Jagal, quello di, mi ricordo se era Unieuro, MediaWorld, che devono fare la pubblicità del tipo andate a comprare un computer nuovo, un portatile nuovo, l'avete visto? E c'era loro che fanno finta di essere i componenti del computer. E c'era la lettera che sono detto che fanno che è Ciro. Ah, che è Ciro che fa. Sì, sì. No, aspetta, ho visto quello la di... CPU che fa. Non so che fare. Cosa devo fare? Ho visto quello di Davide. Sta prendendo un'altra scheda! Tra l'altro, se guardate i The Jagal, gli ultimi video dei Jagal. Hanno fatto l'ultimo, no, non c'è ancora Deu Gemo, ma hanno fatto l'ultimo in cui promuovono il nuovo programma The Floor, ne resterà soltanto uno, in cui ci sono anche io, non so se avete visto il post su Instagram, ma ci sono anch'io. Quindi andrà in TV. Rai 2, martedì 10 alle 21.10 di sera, vi aspetto. Ma è registrato? Certo. Quindi sai già come... Certo, so tutto, so anche chi ha vinto. Dai, dillo. Se siamo qui a Vittoria, in realtà per ragazzi, se ci ha pagato il viaggio. Ha vinto. Certo che abbiamo visto, diceva bene. Bravi. Tu hai dati Sport Reporter. Cioè, io mi sono presentato così. Quando sarà il mio turno di giocare, mi sono presentato così. Sport Reporter? Certo. E hanno preferito non fare domande o ti hanno chiesto? E quindi... Scusimi. Cosa fai? Scusimi, cosa consiste il tuo lavoro così particolare? Io spiego. Oppure. Ma se volete sapere la spiegazione, andate a vedere la puntata. Ciao. Oppure se volete chiamarlo come il video presentazione dei mondiali italiani. Ma ti sei proposto tu? No. Ma sai questa perla? Mandato. Anzi, forse devo spostare che c'è un po' di gente. Ragazzi, via da qua! Spostiamoci. Per forza! Andiamo. Thank you very much. Vediamo se continua comunque a reggere, oppure abbiamo qualche problema qui. Ragazzi, qua si muore. Qua si fa l'Italia o potevi, si muore di caldo? Potevi dire come il video presentazione dell'eSport e i mondiali in italiano. Cioè? Che dice eSport. Visto che ti metto lo sport, fagli un'inquadratura qua, cioè queste sono tutte scarpe di legno. Questo è legno. Si dice sempre che in Sicilia ti fanno le scarpe di piombo, invece. Poi invece qua ti fanno le scarpe di legno. Anche di marmo. E anche di marmo, ma poi si possono mettere queste. Queste? Un po' difficili. No. Ma queste considerano che gli fanno l'esposizione anche ai marchi proprio della Nike. Tra l'altro qua c'è la maglietta di Jordan sul legno. Sì, sì. Ma se vedi è proprio scavata dentro. Sì. Questa è di marmo, se la state vedendo invece. Questa invece è usata. Questa è usata di Revil. Se volete la scarpa. Ragazzi, 10 euro per una scarpa usata di Revil. Però c'è. Only fit. Mi piace questa. Only fit, ragazzi, segnatevela. Nuovo brand. Come fa a scomparire sempre? Così, no, devo recuperare visto. Un ragazzo di 2 metri e passa. Comunque. Lei è l'ambiente. Sì, yes.
Ce l'abbiamo domani ospite. Lo so. Mi sono già presentato io, tutto quanto. Va bene, che ora è? Le 5:05, va bene. Prima che la batteria mi abbandoni del tutto, visto che ci serve dopo, ci serve anche domani, direi che per oggi ci salutiamo, tanto noi doppio appuntamento, quindi ci vediamo anche domani. Disco è scomparso, quindi no, ve lo saluterò io, evidentemente. Revil vi può salutare lui, Kirenis vi può salutare lui direttamente. Mi raccomando. Dov'è Revil? Ecco. Ragazzi, ci vediamo, vabbè, seguiteci su Instagram, tanto mettiamo domani altre storie, altre cose, e ci vediamo ovviamente domani. Ciao! Il momento che Anagax preferisce, anche in live, pensate un po'.